Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare questo mini album molto molto semplice. Potrebbe anche essere un modo per chi non ha mai fatto niente del genere per iniziare a fare un album in scrapbooking, perché vi assicuro che è semplicissimo. Questa è una chiusura che ho fatto sempre in carta e l'album è semplicemente composto da un foglio che ho lavorato per fare in modo da creare lo spazio in tutte le varie parti per inserire le foto. Vedete, queste sono delle tasche in cui si possono inserire le foto. Allora, per fare questo album io ho utilizzato un foglio di cartoncino grigio in tinta unita delle dimensioni di 31,5 x 30,5. Perché queste dimensioni? Perché in realtà sono le dimensioni standard di un foglio di scrap che potete comprare di qualsiasi marca, di stamperia o di altre marche. Questi fogli scrap sono di queste dimensioni. Perché 31,5 x 30,5? Perché dove c'è il centimetro in più, praticamente è la banda che si trova sul lato sinistro dove c'è stampata la marca. E quindi io in questo caso ho utilizzato quella misura perché ho utilizzato anche quel centimetro per creare l'album. Ma nel caso in cui voi doveste avere un foglio di 30,5 x 30,5, per esempio, non succede niente. L'unica cosa, rimarrà da un lato un centimetro più corto il particolare, ma non c'è nessun problema. Detto questo, richiudiamo il nostro album. Vedete, questa è la chiusura. E andiamo a vedere come procedere per realizzarlo. Facciamo sul lato da 31,5 la prima piega a 10. E la seconda piega a 24,5. Adesso ruotiamo in questo modo e facciamo la prima piega a 7,5 e la seconda piega a 20. E questo è il nostro foglio con le pieghe. Andiamo a togliere un po' di materiale su tutti i tagli che abbiamo fatto, in modo che quando pieghiamo, vedete, non ci siano ostruzioni, perché in questo caso la carta è troppo precisa. Quindi vado a fare questa operazione. Quindi possiamo decorare la parte che creerà la mia tasca da tutte le parti e andiamo a farlo con una fustella.
Una volta fatto con la fustella i decori dove vogliamo creare le tasche, guardate bene allora come ho deciso di piegare. Ho le due tasche così e questa in questo modo. Quindi l'idea è chiudere così, così, così e questa sarà la chiusura del mio mini album. Passiamo tutto col tampone nero e poi andiamo a tagliare la carta scrap per decorare il nostro mini album. Passato il tampone dappertutto, vediamo questo. Rimane sempre essere l'effetto finale. Sulla chiusura del nostro album vado a fustellare i contorni con il mio attrezzo. Questa fustella facciamo così. Uno e due. Quindi il nostro album sarà così. Passiamo ancora il tampone sugli spigoli che ho decorato. Ok. E adesso andiamo a preparare le carte per foderare il nostro album. Per chiudere il mio album ho tagliato una striscia di cartoncino nero delle dimensioni di 33 x 3 cm, con il quale farò una cosa del genere. Lo metto così e poi lo incollerò in questo punto. La rivestirò con la carta scrap uguale alla carta che utilizzo per rivestire l'album e poi qui al centro voglio creare una decorazione per abbellire il tutto, ma ci penserò al momento quando tutto pronto deciderò che cosa fare. Tagliata in tutte le parti la carta scrap che ho deciso di utilizzare per rivestire l'album, l'ho passata come al solito con un mio tampone di stress, in questo caso nero. E adesso vado ad incollare tutti i vari pezzi sul mio mini album. Thank you.
Quindi questo è l'album con la sua chiusura, è venuto così. Qua ci sono i posti per infilare tutte le foto. Ho lasciato, vedete, tasca, tasca. Anche qui ho creato una tasca e anche qui per poter inserire le foto. Quindi inserita la nostra chiusura così. Per decorare l'album ho deciso di utilizzare i fiori che ho fatto vedere come realizzare nel mio tutorial fatti con le salviettine umidificate per i bambini, e li vado ad incollare in questo modo, così da abbellire il nostro album. Ne incollo uno sulla chiusura, che quindi verrà sfilata, e una direttamente sull'album, in modo che quando poi avvicino la mia chiusura i due fiori sembreranno vicini in questo modo. Questo è il mini album finito. Come avete visto, questo è un lavoro direi abbastanza veloce, quindi fattibile se dovete fare per esempio un regalino, perché gli album in scrapbooking sono sempre ben apprezzati. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondermi, oppure se volete lasciate semplicemente un commento. Come dico sempre, se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così da aiutarmi a farlo crescere. E detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con i prossimi video. Ciao!